Comunque, sono contenta in ogni caso di essere ritornata, come se, mi sembra come se stessi ritornando dopo mesi, invece ho saltato solo un video, però vabbè. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Dico bentornata anche a me stessa perché la scorsa settimana ho saltato il video e da gennaio non avevo saltato un video a settimana, anzi, forse molto probabilmente da prima di gennaio. Ho qui con me un caffè bollente, tra l'altro, anche se non è il Conscious Coffee Talk, perché oggi parlerò della pianificazione per il mese di giugno. Ah, anche dell'acqua comunque, quella c'è sempre. Come sapete, sono stata un po' più assente sul canale, non sono riuscita, diciamo, a pubblicare il video della scorsa settimana, anche se sono contenta di essere riuscita comunque a pubblicare i video previsti per il mese di maggio, perché il mese di maggio ho lavorato full time, il lavoro della pagnotta, quello di cui vi parlo sempre, perché il mio sogno è lavorare solo di questo, quindi fare la content creator e ovviamente offrire dei percorsi di crescita personale a tutti voi. Però appunto ho necessità anche di avere delle entrate perché comunque devo pagare l'affitto. Quindi ho un lavoro part-time, ma che si è dovuto necessariamente trasformare in full-time per il mese di maggio. È notizia anche per il mese di giugno. Purtroppo da una parte dovrò fare full-time. Quindi è stata una scelta che, cioè, era facoltativo, però l'ho fatto per mettermi un pochino più di soldi da parte, per poter anche, diciamo, avere una base un po' più solida poi per il futuro, per il lavoro che voglio fare veramente. È un'opportunità che non c'è sempre, per quanto riguarda il mio lavoro, e quindi poteva essere o adesso o mai più. Mi rimboccherò le maniche e, a differenza dello scorso mese in cui vi ho detto che non ho proprio voluto fare pianificazione, habit tracker, l'ho messo completamente da parte. Per giugno, anche se lavorerò full time, cercherò, anzi seguirò un habit tracker e cercherò di fare anche qualcos'altro oltre il lavoro, che è veramente lavorare full time è impegnativo. Metterò anche dei mini obiettivi che adesso vediamo insieme, sarà tutto un proprio insieme perché ho qui l'agenda e faremo tutto insieme, ecco, quindi iniziamo già ad aprire. Non apro l'agenda da un mese, per me è una cosa senza senso e mi è mancato un sacco pianificare, avere qualcosa su cui scrivere e mi sono anche quasi forzata proprio per fare questo esperimento con me stessa, per vedere se senza tenere traccia delle cose, senza avere obiettivi, to-do list, potessi in qualche modo raggiungere lo stesso anche solo dei mini obiettivi o non lo so, volevo sperimentare. Ecco, questo esperimento mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante l'organizzazione delle proprie task, l'organizzazione delle proprie attività, delle proprie to-do list, tenere traccia delle abitudini che si vogliono instaurare nella propria vita è super fondamentale se si vuole instaurare un percorso di crescita personale, se si vuole portare dello sviluppo nella propria vita. Se siete persone come me che hanno come obiettivo principale, hanno come valore nella propria vita quello della crescita, ecco, il valore della crescita costante e dello sviluppo personale, allora non potete sottrarvi dall'avere un'agenda. Prima o poi si raffredderà questo caffè. Come sapete, la mia agenda per il 2024 è questa qua, Find Your Fire. Ed è un weekly planner, quindi abbiamo appunto tutta la pianificazione settimanale a livello di 2 pagine, quindi non è giorno per giorno, non è un'agenda giornaliera. Il segnalibro è al 6 maggio, per cui veramente mi sembra assurdo. Questa cosa del saltare periodi nell'agenda mi capita a volte durante l'estate. Perché si sa che l'estate è sempre un po' quel periodo ballerino, quel periodo in cui facciamo tante cose, stiamo tanto all'aperto e magari ci annoiamo un po' di più a fare pianificazione e questo genere di cose. Per cui di solito mi succede un mesetto d'estate. Questa volta ho anticipato, mi impegnerò di più durante l'estate. Tra l'altro vedo che nella pianificazione del mese, perché
In pratica l'agenda è così, per chi non avesse visto i miei precedenti video, è dalla fine del 2023 che faccio video di questo genere, anzi, veramente sul mio canale ci sono sempre stati video di pianificazione, però in particolare quest'anno mi sono impegnata proprio nel renderlo quasi una rubrica e infatti alla fine del 2023 abbiamo pianificato insieme l'intero anno, l'intero 2024 e vi invito a vedere quel video se non l'avete ancora visto, però appunto in soldoni, ecco, l'agenda è così, è fatta così. Ci ho messo un po' per trovarne una che rispecchiasse quello che volessi veramente. Allora, qua abbiamo appunto la pagina con scritto il mese, giugno 2024. Qua abbiamo le priorità del mese e quindi sarebbe l'habity tracker. Qui andrò a scrivere le abitudini sulle quali mi voglio concentrare per questo mese e andrò a colorare giorno per giorno se l'abitudine l'avrò eseguita quel giorno oppure no. In caso contrario, appunto, farò una X. Poi sotto c'è anche uno specchietto sugli obiettivi del mese, ma gli obiettivi del mese li abbiamo anche in un'altra pagina all'inizio, in cui ci sono appunto tutti i mesi e mese per mese ci sono già appunto, cioè ci sono gli obiettivi, cose che ho già scritto all'inizio dell'anno. E vediamo per giugno cosa avevo scritto. Innanzitutto vi stavo dicendo che nella schermata, mi viene da dire, nell'impaginazione del mese, quindi del mese totale qui, vedo che non ho cancellato ferie, perché io in realtà prima del trasferimento, perché questi mesi full time dovete sapere, se non lo sapete ancora, che li sto facendo perché mi sono dovuta trasferire, per fortuna vicino casa, quindi questo è un gran vantaggio per me e per quello che voglio fare appunto per il mio secondo lavoro sulle piattaforme eccetera eccetera, è un gran vantaggio per me perché prima lavoravo veramente lontano, per cui c'è stata questa opportunità e l'ho colta al volo, ma ho dovuto cancellare necessariamente le ferie che avevo programmato, ne avrò altre, però appunto non le ho cancellate dall'agenda. Quello che andrò a fare quindi ora sarà sicuramente cancellare, perché io utilizzo questa penna qui, che è una penna che ho scoperto che utilizzano molto anche a scuola, ma in realtà io l'ho scoperta tramite una youtuber canadese, quindi assurdo. Questa è la Friction Clicker, perché praticamente fa così, e c'è il gommino per cancellare, tra l'altro è super consumato anche il gommino perché la uso da forse 3 anni, si smonta e si cambia semplicemente la cartuccia, come si dice, della penna. E io utilizzo la misura, non so come si dica, numero 7, perché è un pochino più spessa della 6 che si trova generalmente, è un po' più facile, almeno a me è capitato di trovare più spesso la 6 in giro, però la 7 mi piace di più perché è un po' meno sottile. Comunque, bando alle ciance, allora adesso mi metto un attimo a cancellare questa cosa qui delle ferie e poi possiamo procedere. Questo mese qua non avremo diciamo le statistiche del mese precedente, perché appunto non ho possibilità di fare statistiche, anzi la mia unica statistica ve l'ho già detta, ovvero quella di pianificare tutto, tutto il possibile, perché sennò tendiamo a procrastinare, tendiamo a proprio a rimandare, a dire ma sì c'è tempo, e invece quando si ha poi veramente il tempo non si sa che cosa fare, perché siamo talmente sommersi da tutte le cose da fare che poi non le facciamo. E tra l'altro ho in mente anche un video, ho in mente di fare un video sull'organizzazione a livello di agende, quindi avere non soltanto un'agenda di questo genere, ma anche un'agendina più piccola. Vorrei spiegarvi un po' il tutto in maniera generica, non solo mese per mese. Fatemi sapere se potreste essere interessati a questa tipologia di video. Magari vi potrei fare vedere anche la parte digitale, quindi io utilizzo Notion. E insomma, fatemi sapere. Eccoci qua. Allora, ho cancellato le ferie, quindi abbiamo tutta la pianificazione del mese, solo del mese. Che cosa vado a fare come prima cosa? Vado a guardare se posso già inserire qualche impegno che so già di avere, e così ho tutto sott'occhio, ecco, tutto il mese sott'occhio. Questa è anche una cosa importante secondo me, anche per quando abbiamo degli impegni che, per dire, sappiamo di avere un matrimonio a settembre, andiamo a segnarlo nella pianificazione mensile di settembre, così poi dopo, una volta che sarà settembre, lo andremo a pianificare sulla pianificazione settimanale.
Allora, io di solito i miei impegni, proprio quelli classici, gli appuntamenti dai dottori o qualsiasi cosa, visite mediche, appunto, estetista, robe del genere, le segno sempre nell'immediato sul calendario dell'iPhone, semplice, semplice, proprio così. E quindi che cosa faccio di solito? Vado a vedere il mio calendario per il mese e vado a scrivere gli appuntamenti che ho già segnato sull'iPhone. In questo momento però non posso farlo perché sto girando con l'iPhone, siccome la mia videocamera era scarica, ma ricordo già alcune cose, quindi vado a segnare gli appuntamenti che ho per i mesi di giugno, che tra l'altro sono pochissimi, cioè le cose che già ho in previsione di fare sono ben poche. Ok, ho inserito semplicemente tre cose perché veramente, tra l'altro una non è neanche un appuntamento. Una riguarda già il giorno 1° giugno, quindi domani, ed è il battesimo di una bimba di una coppia di amici. E invece un altro appuntamento che ho è il 7 di giugno, quindi venerdì 7, in cui ho segnato l'estetista. E poi ho segnato il 24 giugno, che è un giorno in cui non ho nulla in particolare, probabilmente lavorerò anche perché io lavoro anche festivi, però ho segnato che è San Giovanni. San Giovanni è il patrono della città di Torino. Solitamente andiamo, diciamo, a vedere i fuochi d'artificio, comunque facciamo qualcosa, però dipende anche il turno che farò quel giorno, se lavorerò, perché è molto probabile. Quindi che cosa faccio adesso? Vado a segnare questi tre impegni nella pianificazione settimanale. Vi faccio vedere che appunto qua è diviso con puntini, stile bullet journal, e quadratini. Questo mi basta, per quest'anno va bene così, di solito ho utilizzato sempre agende forse un po' più grandi con pianificazione giornaliera, ma mi sto trovando bene, devo dire che ormai siamo a metà dell'anno e non tornerò indietro. Perché? Vi spiego, qua appunto segno anche solo appunti, qualcosa che mi viene in mente, oppure gli appuntamenti, e qua invece segno la mia to-do list, quindi qua dove ci sono i quadratini. E a me basta così, perché per me la cosa fondamentale è avere una to-do list da seguire. Mentre magari prima facevo anche un po' una pianificazione proprio di ora in ora, quest'anno sto cercando un po' di essere più libera sotto questo punto di vista, e quindi gestirmi un po' io le task, ma avere semplicemente le mie to-do list a blocchetti. La cosa che adesso andremo a fare, che è un po' la cosa, diciamo, più interessante, più curiosa, è il fulcro di questa pianificazione che sto facendo mese per mese, è stilare le abitudini che voglio seguire questo mese. Quindi, quali abitudini voglio seguire nel mese di giugno? Prima di farlo, però, c'è da fare un piccolo passo indietro, ovvero andare a riguardare gli obiettivi che avevo segnato all'inizio dell'anno. Quindi, diciamo sì, i goal che avevo segnato all'inizio dell'anno per il mese di giugno, che come vi dicevo vi avevo fatto vedere nel mega video della pianificazione del 2024, e in base a questi obiettivi andare a stilare l'habit tracker, perché ovviamente se vuoi lavorare su qualche obiettivo devi necessariamente cercare di lavorare un po' ogni giorno, quindi che cosa devi fare? Devi instaurare delle abitudini che ti portino verso quell'obiettivo. In generale, già, diciamo, senza andare a leggere gli obiettivi di giugno, sicuramente voglio lavorare di più sull'aspetto della salute fisica, quindi mangiare più frutta e verdura, bere più acqua, fare più attività fisica la vedo dura, perché comunque vi lascio un dato così giusto per lavorando full time per il lavoro che faccio io, faccio già 25.000 passi al giorno, quindi attività direi che ne faccio. Certo, dovrei mettere un po' di massa su, questo è vero, però attività fisica la faccio, non è che sto 8 ore seduta al computer. Ed è anche per questo che quando arrivo sono stanchissima e mi butto sul divano, sul letto, facendo full time. È veramente difficile seguire anche un altro lavoro, ecco. Comunque, non continuiamo a perderci in chiacchiere perché non va bene. Per giugno, ecco, già la prima cosa che leggo, non potrò rispettarla, semplicemente perché ho segnato tè matcha ogni 2 giorni, e questo vi avevo spiegato nel mega video, ormai lo chiamo mega video,
Il tè matcha è un grosso aiuto durante i cambi stagione, quindi mi ero programmata durante ogni cambio stagione di assumere del tè matcha per aiutare appunto i malestri di stagione, la stanchezza, perché l'ho fatto anni fa per più anni e mi ha sempre aiutato, però ultimamente patisco un po' di più la caffeina, la teina mi porta più tachicardia, quindi questo non posso assolutamente farlo. Ma se voi non avete problemi ad assumere caffeina, teina, eccetera, tè verde in particolare, perché il tè matcha ovviamente è tè verde, per chi non lo sapesse, io ve lo consiglio, soprattutto se siete soggetti ai malanni, non ai malanni di stagione, ma sapete quando ci si sente un po' assonnati, stanchi? Sono quelle fasi di transizione, quando si passa da una stagione all'altra. Il 21 giugno inizia l'estate, quindi bisogna iniziare prima. L'ideale sarebbe appunto da inizio giugno fino al 20-21. Adesso quest'anno non so quando cade il passaggio all'estate. Però, se voi potete farlo, ve lo consiglio. Io non posso farlo perché ultimamente ho un po' più di tachicardia. Quindi metto una X già perché non. Anzi, facciamo così: invece che mettere una X, perché se metto una X sembra che è un obiettivo che non sono riuscita a portare a termine, semplicemente lo cancello. Adesso continuiamo a leggere. Allora, a giugno avevo in previsione di prendere gli integratori di omega 3, 6 e 9, come anche a luglio e agosto. Però io mi ricordavo che avevo segnato il magnesio potassio, perché quello è anche importante. Non l'avevo segnato il magnesio potassio? Non l'avevo segnato. Bene, penso che cambierò perché anche qui ogni mese mi ero programmata degli integratori, però ci sta anche essere, diciamo, non troppo rigidi. Sono cose che ti sei programmato un anno prima. Sono passati 6 mesi, ovviamente magari abbiamo altre necessità, sono sopraggiunte altre cose. Mi è stato consigliato proprio per la tachicardia, per l'extrasistole, di prendere magnesio e potassio e io chissà perché ero convinta che a giugno l'avessi già pianificato, invece c'era l'omega 369, andrò a sostituirlo col magnesio e potassio. Ok, poi abbiamo un'10eretta che sono ormai un must ogni mese, ve lo dico. Ferie posso anche cancellarle bellamente perché non le avrò, anzi, lavorerò il doppio del normale. Poi a giugno mi ero programmata di fare due corsi, uno che riguarda la luna, quindi le fasi lunari, insomma, approfondire quell'ambito lì, e uno che riguarda gli astri. Però il fatto è che a maggio dovevo fare altri due corsi che non ho fatto. Quindi che cosa andrò a fare? Andrò a scrivere i corsi che non ho fatto a giugno, quindi quelli di maggio li metterò a giugno e semplicemente lascerò anche gli altri due perché non si sa mai nella vita, magari mi viene uno schiribizzo quando torno da lavoro mi metto a fare tutti i corsi insieme, ma non penso. Però è inutile cancellarli, li posticipo, quindi li metto qui. Se riesco a farli bene, se no continuerò a posticiparli finché riuscirò a farli, tornando a lavorare part-time. E i corsi che dovevo fare a maggio, ecco cosa non ho fatto. Non vi ho letto i goal di maggio che tanto ho bellamente saltato perché li avevo, diciamo, scritti all'inizio dell'anno, ma a maggio abbiamo detto che non ho mai aperto l'agenda. Sì, ma tanto non avevo scritto nulla di particolare. Un obiettivo però comunque l'ho raggiunto, il trasferimento della sede lavorativa. Quindi andiamo semplicemente a mettere anche questi due corsi. Uno è sull'educazione finanziaria, quindi riguarda un po' il mindset riguardo i soldi, e un altro è sulla manifestazione. Poi a maggio avevo segnato anche prendere integratori vitamina B12 e qualche volta li ho presi, non sempre. Unghie sì, le ho fatte, la ceretta sì, l'ho fatta, beh dai, a maggio qualcosa ho fatto. Poi avevo segnato anche queste due cose che per chi ha visto gli altri video me le trascino da febbraio. Non ce la so fare. Lavare vetri sì, li ho fatti per metà, ma poi
non riuscivo mai a farli, sia per quanto riguarda il lavoro, perché appunto ero distrutta. Dopo una media di 25.000-30.000 passi al giorno, arrivavo a casa distrutta. Di certo l'ultimo pensiero mio era mettermi a lavare i vetri. Effettivamente potrei farlo durante i giorni off, ma durante i giorni off cerco di lavorare per il canale, per la creazione dei contenuti. Però non dobbiamo essere troppo cattivi con noi stessi, continuiamo a posticipare questa cosa. Non voglio dire procrastinare, perché procrastinare è una parola con un'energia brutta, non mi piace. Quindi segno portare cose all'usato e lavare vetri, sperando che il tempo migliori. Oggi è una giornata di sole bellissima, ma ogni giorno piove, quindi lavare i vetri e vederli tempo zero, presi tutti bagnati dalla pioggia, mi sembra anche quasi inutile, però è una cosa che devo fare. Quindi ho segnato anche queste due cosine. Come ogni mese andiamo a vedere nella mia tasca finale dell'agenda, cosa super comoda, il mio plan, 3-year plan. Ecco qua, apriamo e vediamo. Addirittura non ho neanche segnato un X o una V sui tre obiettivi di aprile, perché non ho fatto nulla a maggio, non ho pianificato nulla. Quindi ad aprile vi posso dire che lo Spring Gist non l'ho fatto, ovvero una giornata dedicata interamente alle pulizie. Non ho avuto la possibilità, ma ho fatto tutto un po' scaglionato. Quindi diciamo che facciamo un segnetto, un'ondina, che per me l'ondina corrisponde a sia l'ho fatto ma anche no, quindi un mi. Poi vabbè, lancio primo corso e sito. Il sito sì, anche se è un po' da rivedere. E il primo corso no, per cui anche qui facciamo un'ondina. Vabbè dai, pensavo peggio. A maggio andare negli Stati Uniti, ebbene sì, perché pensavo di riuscire a organizzare qualcosa del genere, insomma. Con 2 settimane, fine maggio, inizio giugno, un bel periodo in cui magari non costa neanche troppo, 2 settimane di ferie pianificate, ma non c'è stata questa possibilità perché ho dovuto annullare le ferie. E niente, quindi maggio l'ho cancellato direttamente perché non aveva senso tenerlo. Quindi maggio vuoto e a giugno non avevo scritto nulla. Non avevo scritto nulla, attenzione. Adesso vediamo insieme 3 cose su cui voglio concentrarmi a giugno. Sicuramente, pensando al fatto che farò full time, penso che debba concentrarmi un po' di più sulla mia salute fisica, perché è grazie alla salute fisica che riuscirò a reggere questi ritmi lavorativi. Per cui mangiare più frutta, bere acqua, perché è una cosa, sono 2 cose che ho accantonato nell'ultimo mese e anche un po' forse ad aprile, adesso non mi ricordo. E assolutamente queste 2 cose base. E poi voglio ritornare a avere delle routine fisse. È un po' difficile, però almeno la meditazione al mattino e la meditazione alla sera ogni giorno. Secondo me questi possono essere i 3 obiettivi principali su cui concentrarmi, che poi alla fine andranno nelle beat tracker, perché meditazione ogni sera e ogni giorno sicuramente andrò a segnarlo, come anche bere acqua e mangiare frutta. Però l'obiettivo, quello che a volte mi accorgo anche io di sbagliare, che molto spesso si sbaglia, è confondere obiettivo con abitudine. Quindi l'obiettivo in questo caso per giugno sarebbe ritrovare il benessere fisico e ritrovare il benessere mentale, ecco. E poi un altro obiettivo secondo me sarebbe quello di programmare il secondo semestre dell'anno, perlomeno per quanto riguarda non la mia vita, ma le piattaforme, tutto il lavoro riguardo Febe Lunare, perlomeno un po' in maniera macro, non micro, è qualcosa che devo assolutamente fare. L'avrei dovuto fare a maggio, ma lo farò a giugno, un giorno lo riuscirò a trovare. Quindi come obiettivo segno programmare secondo semestre anno per Febe Lunare. Ecco qua, quindi adesso concludiamo il video finalmente con, anzi questo obiettivo me lo vado a segnare anche qua per giugno, che tra l'altro c'era giusto lo spazietto del primo obiettivo che avevo cancellato riguardo il temacia, quindi lo vado a segnare anche qui, segno anche gli altri 2 e adesso andiamo a fare appunto l'habit tracker. Abbiamo 6 abitudini,
Non vi ho detto, il colore per il mese di giugno sarà questo, in vista dell'estate, insomma, per me ogni mese corrisponde un colore e giugno lo vedo molto con giallo. Allora, il primo obiettivo sicuramente è... Allora, scriverò meditazione al mattino e meditazione alla sera, così riuscirò anche a capire l'andamento, ecco. Quindi meditazione mattutina, meditazione serale, poi metto 1,5 litri di acqua al giorno, quindi 1,5 litri di acqua. Poi ne mancano 3, sicuramente frutta, importante, e poi vorrei... cosa vorrei fare ogni giorno? Ogni giorno mi viene difficile pensare, ogni giorno mi piacerebbe anche leggere un po', perché purtroppo la lettura l'ho accantonata. Posso mettere quindi frutta, allora sicuramente frutta, lettura, e poi ho... magari potrei mettere lavoro per febbre lunare, perché così potrei riuscire effettivamente a capire a fine mese quanto sono riuscita a lavorare per le mie piattaforme, e vederlo anche scritto come beat tracker mi potrebbe incentivare ad andare oltre la stanchezza e fare di più. Quindi non mi viene in mente nulla di particolare, di altro che potrei seguire come tracciamento giornaliero, se non questo, che sono anche sicura che non potrò fare ogni giorno, perché sarà difficile. Sarebbe bello fare almeno un'oretta al giorno, magari me lo scrivo così, un'ora di febbre lunare, un'ora minimo, ecco. E quindi ecco qui le mie abitudini, e nei goal, anzi qua, nei goal sotto le abitudini, direi che potrei mettere sicuramente la cosa principale, le due cose principali, ovvero ritrovare benessere fisico e mentale. Poi a livello di abitudini, ricominciare a lavorare per le piattaforme. E poi questi ultimi tre obiettivi vorrei pensarli un po' per me stessa, al di là del ritrovare benessere fisico e mentale. Vorrei... non lo so, mi ci va un po', quindi mi sa che non li dirò in questo video, li vedrete il prossimo, perché vorrei fare qualcosa di un po' più... non lo so, legato alle mie emozioni, avrei bisogno di fare un po' di journal su questo, cercare di capire di cosa ho bisogno veramente in maniera quotidiana, su cosa vorrei lavorare a livello emotivo, di sensazioni, di... non lo so, mi è venuta questa ispirazione poetica adesso. Quindi se vorrete poi sapere cosa segnerò in questi ultimi tre obiettivi, eccoli qui. Stay tuned per il video di pianificazione e statistiche che farò il prossimo mese. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, e sono contenta di essere tornata, mi piace sempre un sacco fare video, spero sempre di tenervi compagnia. Sicuramente i video un po' più interattivi in cui mi vedete fare cose, i video di routine o sulle abitudini salutari, so che sono un po' più apprezzati sul lifestyle in generale, anche questo riguarda il lifestyle, però insomma i video in cui non sono io a parlare e basta, sono video un po' più... sono video magari non più apprezzati, però che tengono un po' più incollati, ecco, e danno un po' più di ispirazione, ma spero che anche video del genere vi possano dare ispirazione, e che anche solo parlare così come se fossimo insieme a prendere un caffè, ecco, a parte i miei conscious coffee talk, spero che anche queste tipologie di video tête à tête, ecco, vi piaccia. Comunque sono contenta in ogni caso di essere ritornata, come se, mi sembra come se stessi ritornando dopo mesi, invece ho saltato solo un video, però vabbè. Vi mando un abbraccio grandissimo e vi ricordo come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!